Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android 91 su Nazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Iniziamo il nono capitolo, come se non avessimo mai finito l'altro, a dire il vero, perché riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. In genere a volte il capitolo riprende con una prospettiva da un altro punto, da un'altra angolazione, da un altro paesaggio totalmente. Invece stavolta iniziamo con Glacia che appunto, o meglio, Potomuri, che ha visto la principessa Katora. Katora-sama. Glacia, allora hai visto Katora? Quindi è ancora viva. Wow. Ok. Potomuri esce allo scoperto. Potomuri, allora adesso mi credi? Ma non capisco perché Katora è apparsa a te e non a me. Non so il perché, però Katora mi ha detto che mi avrebbe dato speranza. La speranza forse di salvare l'intera galassia. Speranza. Katora, qual è il significato di tutto ciò? Oh, attenzione, Victor viene seguito da quella specie di pixie. Come Temma ce n'ha una, anche Victor ne ha una. Arion, sì, vabbè ragazzi, oramai lo sapete, tra giapponese e adattamento non ci sto a capire niente neanche io. Attenzione però, quelli dovrebbero essere i consiglieri di cui abbiamo sentito parlare qualche episodio fa. Sì, è stata ripresa per non aver. Aspetta! Qua dice ripreso, non dice ripresa, perché al femminile non c'era. Giapponese a volte non ha termine maschile e femminile, tipo l'inglese. A volte l'inglese non ha un termine maschile o femminile. Diciamo che è stata ripresa lei, la principessa, la Laia, io la chiamo la Laia perché qua mi dice la Laia, mi viene più istantanea la cosa. È stata ripresa per non aver capito la sofferenza della gente. Ma sarà giusto? Più che altro le abbiamo instillato l'idea che quel terrestre assomiglia a suo defunto padre Akros. Il re Akros. Vuoi vedere che in realtà. Ah, quindi è una loro macchinazione? Sì, come infatti Victor aveva capito. Mi chiedo se la regina e il suo amichetto spariranno presto. Non lo so, ragazzi. Qua il termine dice dal tavolo. Ma credo che sia. Sì, il tavolo. Stia a indicare il prendere le decisioni a tavolino, no? Tipo, spariranno dal prendere decisioni, diciamo così, ecco. Perché ci sono anche modi di dire in questo gioco, tipo noi, no? Tipo partire a razzo. Non è che qua viene detto partire a razzo, tradotto anche in italiano. Quindi i modi di dire non posso tradurli al 100% correttamente. E se insorgesse una ribellione? Ci abbiamo già pensato. Diremmo che in realtà Sua Maestà è malata. Oh, se ne sono accorti! Oh no, ci stava spiando. Lei è. Io mi sembra che sia. Nell'anime è femmina, ho sentito. Nell'episodio in cui sono arrivati a Fala Morbius, lei c'era e praticamente era femmina. Non so se è maschio o femmina, penso sia femmina a sto punto, anche se nell'anime anche Gazelle era femmina, mo, non è per dire. E anche il consigliere della squadra. Non della Earth Eleven, di Osrak. Anche quello lì è femmina nell'anime, quando in realtà è maschio. Sì, Victor le sta spiegando che infatti stavano fingendo di fare il volere di Lalaia quando invece si mangiavano tutto quello che trovavano. Comandavano, rubavano. Addirittura la frase dice: è colpa loro se molte persone di questo pianeta stanno soffrendo. Non capisco, ho sostenuto le mie idee per molto tempo. Non posso lasciarti prendere da Don Orsen, sei in pericolo. Ma Lalaia-sama, non ascoltare quelle parole. Non gli credere, più che altro. Lalaia, non è stancante stare sempre al trono? Perché non ti riposi un po'? Non ho bisogno di riposarmi. Oioioi. Riflettici bene. Penso che ci rifletterò con molta accuratezza, fammi un attimo pensare. Come ti permetti? Diciamo che la consigliera si è consigliata per se stessa. Da quello che ho capito, Sua Maestà non era altro che un pupazzo. La regina era solo un pupazzo che stava lì a far finta di comandare, mentre lei.
dava le direttive. Chi comanda su questa stella è Don Orzen, si sta riferendo a se stesso in terza persona, e nessun altro. Comunque sia, il titolo significa addio amici miei. Credo che sia l'episodio in cui... che vi ho detto anche nello scorso episodio, nel trailer, si vedeva. Più che altro si è visto in un trailer che veniva passato tra un episodio e l'altro. E mi è capitato di vederlo per puro caso. E c'era questa cosa che vedremo in questo capitolo. Purtroppo. Sembra che non ci sia nessuno. E non c'è neanche un filo conduttore per la prossima destinazione? Ah, quindi non sappiamo dove andare? Sta cercando Astero Black. Ok, questo è... ah, ma sono... ah, sicuramente è simulatore. Sakura Kochida, passa! Che è successo? Attenzione! È che mi ha sparato il suono nelle cuffie e mi ha sorpreso. Un insetto. Kimushi! Un piccolo insetto. Un bruco. È solo un ologramma, dai. Non lo vedi? Anche se è solo un ologramma, non mi piacciono quelle cose. In effetti a molte persone non piacciono gli insetti. Presente! A me invece piacciono molto gli insetti. A casa ne ho anche tanti. Credo che sia a casa, perché lei ha un modo di dire che praticamente si potrebbe tradurre in casa, però è più una specie di tic. In effetti il suo nome suggerisce che lei è un amante della natura, quindi... ok, riprendiamo a fare gli esercizi mattutini. La prossima partita sarà la semifinale, sono carico di energia. Oh, di sicuro vinceremo. Ma è ovvio, no? Tutti sono molto motivati. L'allenamento speciale sta dando i suoi frutti. Bene, capitano, se anche tu stai lavorando sodo, eh? Beh, la penso così. Se guardo il capitano sembra che possa fare di tutto e di più. Beh, in fondo è grazie al capitano che siamo qui oggi. Il capitano crede negli altri. Ok, a questo punto è quasi tempo del warp, quindi penso che ci farà spostare, finalmente. Non vedevo l'ora. Ottimo. Andiamo di qua, allora penso di poter andare direttamente qua, la carrozza in testa. Ottimo, ci siamo tutti allora. La stella sulla quale ci stiamo dirigendo è dove si terranno le semifinali. Ratonic, Raxe Latonic. Latonic. Pianeta Latonic, ah proprio si chiama pianeta. Ah. Chissà se incontreremo Katra sul pianeta Latonic, non lo so, vedremo. Pronti ragazzi ad andare? Dai su, facciamo sto warp, la curvatura, la deformazione, viene anche tradotto warp, effettivamente. Ragazzi, siamo davvero alla fine. Manca poco, poco, poco. Anche se penso che il decimo capitolo sarà potente proprio, comunque. Ho sta impressione. Wapu, Kaishi. Dovrebbe essere un pianeta lussureggiante questo, molto simile alla Terra. Beh, la Terra è definito pianeta azzurro perché il cielo che la ricopre è azzurro. Però questo è verde perché ha un cielo verde? No, perché è verde proprio di suo. Dato che c'è l'ossigeno... il pianeta però non ha lo strato di ozono che lo protegge, quindi come funziona? Oh, visitatori! Ciao! Oh, aiuto, insetti! Non sono insetti, tesoro mio, sono solo abitanti. Ma cosa... benvenuto a Latonic, Earth 11, più caloroso benvenuto, dal profondo del mio cuore. Benvenuti a tutti voi! Ma cosa... per celebrare il nostro incontro canterò una canzone di benvenuto. Ring ring ring, ring ring ring. Chichirorin, pipirorin. Che significa? Sono solo lettere a caso. Sono dei grilli? Sono comunque insetti spaventosi. Attenzione. Non ti preoccupare ragazzina, i Latonic sono una tribù pacifica. Oh, beh, però vogliono giocare a calcio comunque.
Ishkashi. Latonic è definito pianeta verde ed è molto rigoglioso, beh, dato che si chiama pianeta verde. Il popolo di Latonic è una razza di umanoidi che si è evoluta dagli insetti e vive in armonia, in pacifica armonia con la natura. E degli insetti sarebbero i nostri nemici? Sembrano dei rammolliti. Non farti ingannare, gli insetti possono sorprenderti. Già, l'abilità di volo della mosca o della libellula, e anche la cavalletta che salta, ognuno di essi ha delle particolarità interessanti. Sì, gli insetti sono fantastici! Bene, allora noi lasceremo la stazione a questo punto, se non ti dispiace. Esploriamo un attimino, tanto qui sotto potrebbe esserci qualcosa, ma non è vero mai. Qui sopra spesso e volentieri c'è sempre qualcosa da prendere. Ogni stazione che arriviamo c'è una specie di ricostituente. E anche qui c'è, guarda un po'. Ottimo. Bene, proseguiamo. Mi dispiace solo che Sakura sia così spaventata dagli insetti. Voglio dire, se hanno una forma umanoide, neanche tanto, tipo Dvora di Mortal Kombat, quello non mi faceva schifo, anzi, non mi dava nessuna particolare sensazione. Più che altro la sua fatality mi dava disgusto, comunque, una cosa diversa. Wow, sembra una specie di foresta. È pericoloso comunque avventurarsi fino alla fine di un albero, si potrebbe cadere. Fino alla fine di un albero, forse sporgendosi troppo, voleva dire. Ah, perché siamo su un enorme albero, forse. Siamo su un albero? Esatto, il posto in cui ci troviamo ora è un albero gigante. Già. Quindi tutto quanto il... Ah no, aspetta, forse solo questa parte è un albero gigante, perché tutto il pianeta è un albero gigante, non è possibile. Ok, a quanto pare il popolo di Latonic ha diversi villaggi che funzionano per conto loro. Le persone di questo posto vivono con la natura e la rispettano. Già. Ad ogni modo, penso che sarebbe meglio metterci in marcia. Karamarin, la foresta di Karamarin. Oh, esatto, come ho detto prima, la stella di Latonic è una stella che si basa sulla natura. Ho anche sentito dire che la foresta di Karamarin è un posto molto pericoloso e se ti ci perdi non puoi più tornare a casa, non puoi più uscirne. Comunque sì, ragazzi, io non vedo l'ora di andare avanti e magari affrontare anche una partita in questo episodio, perché no, non la partita del gioco ma una sfida. Una sfida a calcio. Allora, intanto esploriamo, ok, giustamente, però... Ok, qui la gravità com'è? La gravità è come quella del pianeta Sandorias e quindi sembra che la palla riesca a volare. Però la palla rimbalza anche in alto, quindi stai molto attento a non mancarla. Ah, ok. Allora voglio subito provare una partita. Cesta d'oro che non ho la chiave. No. Va bene, vediamo un po'. Oh mio Dio, questo cos'è? Una specie di moscone? Fa un po' vedere. Oh, ah sì, cavoli. Mantis! Ma Mantis c'era anche negli altri giochi. Aspetta, come stiamo messi con la formazione? Che roba è sta formazione? Ma che è qui? Ma che è sta roba? Quello importa, ma com'è? Vai, giochiamo. Sono curioso ora. Vai, ruba palla tesoro. No, dai però. Tu ruba palla. Oh, sono fortini, eh. Ma cavolo, ma anche io sono forte, oh. Che ti pensi? Vai. Zetos Rush. Ah no, questo è Wonder Trap, non è Zetos Rush. Vabbè. Non ha niente a che vedere. Aspetta, ecco, la passo a lui che proprio è preciso. Ecco, questo era... Che poi Zetto Slash è la mossa per passare dall'avversario, non per rubare palla. Niente, la palla mi è sembrato un passaggio piuttosto rapido. Quindi non è che la gravità sia poi così leggera qui. Dai che non lo pari mai, dai, vedi? Che ci vuole? Già. Kimatta! No, per un attimo mi hanno sorpreso che non riuscivo a rubare palla. Dico, ma com'è possibile che non riesco a rubare palla? In fondo, siamo super forti. Ah, qui possiamo fare le foto all'albero delle mele? Dice frutto. Non dice mele o altro. Frutto dice.
Possono essere mele o pesche, no, pesche forse no, però mele sì, perché anche il fogliame, insomma, mi fa pensare all'albero delle mele e non all'albero delle pesche. Ma questa è una scimmia. Ah no, quello è un cervo forse, un cervo volante. Tu? No, non mi dire nulla. Aspetta un po', cos'era che ho visto? In realtà non possiamo cadere perché vabbè, ovviamente il gioco non te lo permette. Però ragazzi è bellissimo. Voglio dire, per essere un posto immerso nella natura non è proprio niente male. C'è a chi piace la natura, c'è a chi no. Per me non è che fa tanta differenza la natura, cioè ci sta ok. Però voglio un attimo finire a esplorare. Perché non è che ho fatto proprio un grande esplorino. Ok, qui si scende. Quindi da quella parte si arriva. Perfetto, ho capito. Oh, un altro chip per l'allenamento. Dopo lo usiamo, eh. Prima di concludere l'episodio andiamo a vedere che cosa è. Oh, attenzione, si va avanti. Ma non sono andato avanti nel posto del quale dovevo andare. Ho preso una strada totalmente diversa, forte. Quindi più strade portano allo stesso punto, meno male. Ce l'hanno pe pensata sta cosa in questo gioco almeno. Ok, una specie di equipaggiabile. Che anche l'equipaggiamento devo un attimino rivedere. Ci devo perdere qualche minuto per farlo proprio bene bene. Mamma mia, quanto è grande quella farfalla. Aspetta però, no, qui non si può andare avanti, è solo per prendere qualche oggetto. Mio Dio, le libellule. Una volta ne ho visto una blu cobalto. E la sua pelle risplendeva al sole. Era carina, però mi ha fatto schifo comunque. A ripensarci ora mi farebbe schifo, però a quel tempo mi è piaciuta. Proseguendo qui sotto invece dovremmo, ecco, a questo punto andare qui. E ecco, la strada è quella giusta ora. Qui si scende. Cavoli ragazzi, questo posto è davvero grande. Sapete dove sarebbe bello un posto enorme da esplorare? Giga enorme? In Pokémon. E penso che Pokémon Spada e Scudo abbiano la regione di Galar sia davvero grande. Perché a me piacerebbe davvero un gioco Pokémon da esplorare dove l'area da esplorare è enorme. E per esempio un fan game Pokémon Clover ha delle zone di esplorazione lunghissime, però con molti allenatori. Quindi la cosa è fatta un po' male perché hai troppi allenatori e se non hai le cure adatte finisci per perdere. Quella è una cosa che dovrebbero aggiustare. Però comunque sia le zone, essendo belle grosse da esplorare, mi piacciono molto. Lanciamoci! Io vicino casa, sul lungomare, ho una specie di. C'è una specie di sto gioco. È un gioco, poi non so come definirlo, perché è mezzo scassato. Ok, qui invece si prosegue. Però non voglio andare là che dopo mi tocca rifare il giro di tutto quanto. Qui forse si deve scendere. Sì, qui si scende per forza. E poi c'è quel coso lì che ci porta là bene. Però mi chiedo a che servano le scale, voglio dire, non hanno le ali per volare gli abitanti di questo pianeta? Beh, forse si sono evoluti un po' male dagli insetti, non hanno più le ali. È un pensiero personale, eh. Sia chiaro. Vediamo un po'. Un'altra cesta che ci dà. Oh, Death qualcosa, non ho letto. La tecnica è Death Spear, ovvero lancia micidiale.
È che sono talmente abituato agli altri giochi che quando è italiano lo leggo velocissimo, no? Quindi, ok, invece qui in Giappone si deve un attimo capire bene quello che c'è scritto. Però talmente abituato male. Quindi nella foresta siamo, la foresta strana. Probabilmente la foresta nella quale non dovremmo entrare per non rischiare di perderci e rimanere intrappolati lì per sempre. Oh, attenzione! Loro due che ci fanno qui piuttosto? Ehi, fratellone, possiamo andarcene? Oh no, no, non mi direi che mi sono perso di nuovo. Il villaggio di Latonic è sopra questo pendio? Ok. Fratellone, tu sai proprio tutto. Beh. Mi sa che però questi qua li affronteremo in questa partita, nella partita di questa semifinale. Forse. Continuiamo ad avanzare e stiamo tutti molto attenti. Ah, ma ci siamo quasi, ragazzi. Che è quel filo. Siamo quasi arrivati. Prendo questa deviazione per prendere l'oggetto. Oh, le piante carnivore. Guarda che grosse! Che figata! Quella è un fiore. Ah, oh, quella è un'altra pianta carnivora gigante, tipo Victreebel. Quella campana! Che figata! Bello, bello, bello. Qui si scende addirittura? No, ci blocca il passaggio lo scrigno. Va bene. Ottimo, quindi siamo arrivati. E cosa ci dovrebbe essere qui? Oi oi, ma che succede? Cos'è questa polvere velenosa? Oi oi. Oh mio Dio! Dei fantasmi! Se vuoi andare via dovrei passare sopra di noi. Ma siete fantasmi, casomai vi passo attraverso. Lasciaci andare. Un momento, siete in 11. Non è che avete voglia di per caso di giocare a calcio? Calcio, sì, calcio. Non mi sarei mai aspettato, ragazzi, di trovare dei fantasmi che volessero giocare a calcio. Però, dopo tutte le avventure che hanno vissuto, non è poi così strano. Va bene. C'è anche una buona probabilità di risvegliare i nostri spiriti totem, visto che comunque sia ancora alcuni della squadra non li hanno risvegliati. A quanto pare, Kuge, nel prossimo episodio affronteremo questi svitati. Però prima di finire l'episodio, andiamo un attimino alla stanza degli ologrammi per vedere, insomma, qual è il nuovo sistema di allenamento nella Break Room. Vediamo un po' cosa abbiamo trovato. Alleniamo. Boh, non lo so, tanto lui non lo uso. No, le riserve, ragazzi, non le uso queste qua, proprio no, non ci penso minimamente. Gli aumentiamo un po' la presa? Vabbè, dai, vediamo un po' cos'è. Oh. Oh no, devo mirare col DS. Ok, allora un attimino mi sposto il microfono. Ci sono anche i malus, a quanto pare. Più stelle prendo, più faccio il punteggio alto. Ok. E posso trovare anche oggetti. Ma. Ah, ma decide lui dove lanciarmi, quindi. Ok, pensavo che dover mirare col DS. Ma madonna, che schifo però. Ma good cosa che sto facendo schifo. Che questo era dritto, ok, era buono, ovvio. Questo, vediamo un po'. Buono, buono, buono. Sembra puni puni quando devi fare la fionda. Ok, qui. Perfetto. Beh, se ci prendi la mano è facile, insomma. Devi un attimo prenderci, però. Bene, ho preso il tempo che era quello che volevo prendere. No, pensavo di dover mirare io col DS, invece. Boh, che sfiga! Male, pensavo di dover mirare col DS, dicevo, invece no. Già mi ero preparato.
Devo proprio... Non rimbalza proprio bene, però, sto notando. Però è forte. Ah, inizia ad andare anche più veloce la freccia, hai capito? Qua basta che vado dritto, vado. Ah, che schifo. Vabbè, dai, insomma. Diciamo che va bene. Ah, ma questo era più lento, era? Io ho sparato, già mi avevo preso il timing con quella nuova, che andava veloce. Ah, il tempo, mi serve il tempo, mi serve... Per un pelo. Quello è Beedrill. Buona Ganadel. Uno dei due sono uguali. No, era perfetto. Ma dai, ma andava bene. Che cavolo? Vai sopra, lascia perde, va. Lascia perde il tempo. Wow! Buono, molto buono questo, molto buono. Questo non è facile, ragazzi. Basta un millimetro storto e ti becchi. Sì, però non esagerare pure tu, che range hai. Ma non è vero, ma non l'ho messo lì, dai. Ha un range assurdo di sbaglio, eh. Vai in difetto di molto, ma di proprio tanto tanto. Meno male. Meno male, stavolta non l'ha fatto. Ma che ne so, ragazzi, qua è impossibile capirlo. Ma ancora? Vai sopra, dai. Livello 12, dov'è qua? Ah, scade il tempo, facciamo scadere, non lo so. Va a posto così, basta. Mamma mia. Certe proprio, alcune parti tediose al massimo, eh. Ok, un'abilità. 10 ho preso, bene. Allora, andiamo a 150 con la presa. Tecnica 125. Speed aumentiamo di 1, stamina e ok, la fortuna aumentiamo di 2 e via. Perfetto. Bene, insomma, non è proprio malaccio come allenamento, eh. Però ragazzi, io direi di tornare un attimino, usciamo dal treno e torniamo alla foresta e salviamo lì. Bene Cuggio, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, ho già scelto anche la formazione della squadra per questa partita molto decisiva che forse farà risvegliare un nuovo totem di altri giocatori che ne mancano ancora qualcuno. Come sempre vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!